Siamo davanti al convitto Umberto I di Torino, dove si è appena concluso l'incontro tra i genitori degli allievi della terza B che questa mattina hanno scioperato per il reintegro di un bidello accusato di molestie, che però non hanno voluto commentare la vicenda né aggiungere ulteriori dettagli. Siamo riusciti ad intervistare uno dei ragazzi che ha conoscenza dei fatti, ci ha voluto raccontare la propria versione. Io ho saputo oggi, abbiamo chiesto a questa mia amica che va in terza B, ma mi ha detto che non si poteva ancora dire niente e quindi non sapevo niente. Noi non ci saremmo mai aspettati che avesse potuto fare una cosa del genere, comunque lui che era un bidello molto simpatico, però comunque pensandoci a volte abbiamo pensato che con i maschi a volte faceva con i nostri amici, a volte metteva le mani in tasca, così così, però non ci saremmo mai aspettati che l'avesse potuto fare magari con una donna. E la nostra amica niente, perché ci ha detto proprio non si può ancora sapere niente, e quindi noi le abbiamo chiesto ma perché non siete a scuola oggi, così così, e ci ha detto guarda non possiamo ancora dire niente. Ecco, che impressione vi siete fatte di questa storia e cosa ne pensate per quello che ne avete saputo? Allora, all'inizio, non essendo molto alla conoscenza di questo fatto accaduto, non sappiamo ancora nulla, siamo molto curiosi in realtà e attendiamo ulteriori notizie. Comunque una questione delicata, soprattutto in questo periodo in cui le donne si trovano sempre di più in una posizione inferiore, e anche dopo i notevoli femminicidi è sempre un argomento molto delicato, soprattutto per noi ragazzi giovani. A scuola se ne è parlato? Oggi molto poco, perché appunto che la classe stesse scioperando non lo sapeva quasi nessuno, almeno per quanto ci riguarda, l'abbiamo scoperto soltanto in seguito all'articolo che è uscito, però comunque ho visto molte persone sorprese di questa cosa e mi dispiace soprattutto che sia uscito e sia successo nella nostra scuola, perché nessuno di noi se lo aspettava. Se fossero vere le accuse, pensate che debba essere allontanato dalla scuola e non reintegrato? Assolutamente sì. Sì, questo non sappiamo ancora nulla, appunto. Vorremmo sapere dei chiarimenti, però vedremo, insomma.